Innovators Talks, dove si vive l'innovazione. Benvenuti a Innovators Talks. Io sono Angela Tumino, Associate Dean per la Corporate Education al MIP, la Business School del Politecnico di Milano. In questa seconda stagione del nostro podcast mi alternerò alla conduzione con il collega Tommaso Gassisti. Questa puntata è dedicata al PropTech, parola che deriva dall'unione di Property e Technology. Il PropTech però non è la semplice applicazione delle tecnologie digitali al settore real estate. Porta con sé veramente un nuovo modo di vedere il mercato immobiliare e nuove modalità di relazione tra i diversi soggetti coinvolti, costruttori, intermediari e soprattutto i consumatori. E oggi ne parliamo con Alessandro Nacci, cofondatore e CEO di Sofialox. Ciao Alessandro e benvenuto a Innovators Talks, dove si vive l'innovazione. Ciao Angela, grazie per l'invito, è un piacere essere qui. Guarda, mi fa particolarmente piacere Alessandro averti qui perché Sofialox è nata in casa, è nata proprio come startup di laureati PhD del Politecnico, quindi davvero oggi siamo in famiglia. E ecco, la tua azienda, cioè ad oggi non è più una startup, cioè sta crescendo in maniera importante, in fase di scale up, e fornisce soluzioni di controllo accessi innovative per gli edifici che sfruttano poi varie tecnologie, il cloud, l'Internet of Things, quindi l'Internet delle cose. Quindi nascete come startup tecnologica. Poi però la cosa che mi è piaciuta molto dalla vostra e mi piace molto dalla vostra storia è che avete saputo far evolvere e crescere questo modello di business incentrandolo sui servizi, quindi sposando poi in pieno quella che è la filosofia del PropTech. Ecco, un passaggio molto importante su cui tantissime startup, e lasciami dire non solo, poi si bloccano. Ecco, ci dici in due parole voi come ci siete riusciti, qual è stata la ricetta? Beh, guarda, innanzitutto grazie per la bellissima introduzione. La ricetta è difficile che ce ne sono. Posso raccontare un pochino di quella che è stata la nostra esperienza. Noi forse, appunto come dicevi, oggi siamo in una fase di scale up, siamo stati recentemente acquisiti, diciamo, per una quota di maggioranza da un gruppo multinazionale che è Iseo Ultimate Access Technology, e con loro stiamo facendo il percorso di internazionalizzazione. Diciamo, la nostra esperienza è un'esperienza un po' atipica, nel senso che Sofia è nata come una spin-off in realtà di un'azienda che avevamo fondato un paio d'anni prima, uno o due anni prima, e non abbiamo mai ricevuto investimenti in equity da parte di nessuno, quindi per noi il tema era che o imparavamo a trovare un mercato oppure semplicemente si andava a gambe all'aria. E forse è stato questo qui l'elemento che ci ha, come dire, spinti in un qualche modo ad abbandonare la sola visione puramente tecnologica. Noi siamo appunto tutti ingegneri del software laureati al Politecnico di Milano, e dedicare tanta parte delle nostre risorse, del nostro tempo, innanzitutto a studiare tematiche che non erano molto vicine al nostro percorso di studi, quindi marketing, finanza, sales, amministrazione e controllo, eccetera, e soprattutto porci un po' di domande rispetto a quello che stavano cercando i clienti. È stato un percorso lungo, affascinante, però diciamo che col tempo abbiamo imparato tanto di un mercato che ai tempi sicuramente non conoscevamo, che era il mercato, che è tuttora il mercato real estate, che è quello in cui oggi viviamo e proviamo a crescere il più possibile. Bene, benissimo. Ecco, veniamo proprio a questo mercato. Quando si parla poi di innovazione nel real estate e PropTech, si usano tanti termini: co-living, co-housing, social housing, concetti tutto sommato diversi, ma che spesso poi vengono, è facile confondere, via. Ecco, ci aiuti a capire in che cosa si differenziano? Allora, sì, volentieri. Le parole che stai citando sono delle parole che hanno, diciamo, una particolare valenza all'interno dei progetti real estate che vengono dal mondo residenziale, ok? Quindi sono delle connotazioni di tipologie di progetti innovativi per il mondo real estate per quanto riguarda gli spazi di vita quotidiana. Prima di arrivare magari ad entrare nella definizione di ognuna di quelle parole, il trend generale che sta accadendo nel real estate è quello anche qui della servitizzazione, quindi i player del mondo real estate stanno cambiando in maniera molto profonda i loro modelli di business, passando da un modello di business che era volto, diciamo, alla vendita di spazi o affitti a lungo termine a una commercializzazione di spazi anche per periodi molto brevi. E da qui, per esempio, nel mondo degli spazi di lavoro abbiamo i co-working o gli spazi di pro-working, nel mondo retail abbiamo per esempio dinamiche come quelle dei pop-up store, e nel mondo residenziale abbiamo nuove tipologie di edifici che vengono chiamate co-living, co-housing e social housing.
Per dare una breve definizione, possiamo dire che il co-living è una sorta di hotel dove però invece di dormirci per solo poche notti, ci passo magari 6 mesi, un anno e mezzo. Sono soluzioni immobiliari dove io pago una fee di affitto mensile che è omnicomprensiva del costo dell'affitto, ma anche delle utenze, la luce, il gas, l'elettricità, e anche servizi di cleaning, quindi di pulizia. Ed è in genere rivolto o agli studenti o agli young professionals, quindi diciamo persone che sono alle prime esperienze di carriera, che sono magari che sono trasferite in città e hanno bisogno di una soluzione che consenta loro di, diciamo, avere un posto in cui vivere in autonomia, però non avendo magari il tempo di poter seguire una casa per tanto tempo, ecco, quindi dedicando risorse a dover tenere in ordine una casa. E queste sono soluzioni pensate per loro. Le soluzioni di co-housing invece sono, diciamo, delle esperienze abitative dove all'interno del condominio ci sono tante aree comuni, addirittura a volte delle cucine, per consentire la crescita e la nascita di comunità all'interno di questi spazi. E quindi questa tipologia di edifici, come anche i co-living, che anche loro presentano tante aree comuni, come potete immaginare, da spazi di lavoro alla piscina, alla palestra, per esempio, hanno bisogno di sistemi di controllo accesso che coordinino chi può entrare, quando e dove, a seconda che sono un ospite, che sono invece qualcuno che ha un abbonamento attivo, eccetera, eccetera. Mentre il social housing è, diciamo, una dinamica che nasce dalla volontà di poter dare la possibilità, soprattutto alle nuove generazioni, di accedere alla prima casa. Iniziano ad esserci una serie di fondi real estate e di società che si stanno concentrando a dare soluzioni immobiliari a prezzi accessibili o comunque più bassi, e il trucchetto anche qui è quello di mettere in condivisione delle risorse che altrimenti si sarebbero dovute inserire in ogni singola unità abitativa, e quindi riducendo alla fine quella che è la metratura di ogni singolo appartamento e sfruttando un po' quelli che sono i dettami e i dogmi della sharing economy, è possibile quindi fornire soluzioni abitative ad un prezzo più accessibile, diciamo rinunciando a un po' di autonomia e condividendo un po' di più. Chiarissimo, è sicuramente affascinante. Ecco, dalle tue parole si è capito bene come la tecnologia diventi veramente un elemento chiave per poi diventare quasi trasparente e andare nell'ottica di questa servitizzazione. Un altro punto che volevo capire meglio con te è che a volte questi modelli che ci hai anche descritto sembrano però molto lontani, cioè uno se li immagina negli Stati Uniti, in paesi magari anche con una cultura un po' diversa dalla nostra. Volevo capire con te se questi modelli effettivamente possono essere di successo e sono di successo anche in Italia, e eventualmente quali differenze ci sono rispetto comunque a Stati Uniti o al resto dell'Europa. Allora, quanto dici è vero, nel senso che perlomeno c'è una percezione di che questi modelli siano più avanzati e sviluppati all'estero. E per esempio per quanto riguarda il co-living, in realtà i posti in cui è più diffuso al mondo addirittura è l'Asia. Tipo Singapore è uno degli stati in cui c'è maggior diffusione, banalmente perché c'è un tema di costo al metro quadro che è veramente alto, e quindi avere l'accesso alla proprietà immobiliare è precluso per la maggior parte delle persone, ancora di più per diciamo i millennial, che sono una generazione che ha più fatica ad accedere a, per esempio, una programmazione di lungo termine, no, sulla loro vita quest'oggi. Gli Stati Uniti sicuramente sono un territorio dove questi modelli sono presenti da tanti anni, però sia il Nord Europa e recentemente anche in Italia, soprattutto nei grandi centri abitati, Milano, Torino, Roma, sono, diciamo, delle soluzioni che iniziano a essere molto presenti. A Milano la quasi totalità dei nuovi progetti residenziali che sta venendo realizzata rispettano una delle categorizzazioni che abbiamo citato poco fa. E il motivo è semplice, c'è una ragione strettamente economico-finanziaria. In un mondo in cui è sempre più difficile fare investimenti a lungo termine e avere un commitment di lungo termine, è chiaro che iniziano ad emergere soluzioni di vario tipo, anche abitative, che consentono alle persone di avere un tetto sopra la testa, però diciamo facendo un passo alla volta, no? Quindi guardando a cosa può fare fino a domani mattina e non a 4 anni, di 4 anni in 4 anni, o addirittura con mutui che magari hanno una durata ventennale, trentennale. In questo contesto la tecnologia diventa un fattore abilitante, perché i fondi che devono gestire poi tutte queste proprietà immobiliari si ritrovano a dover gestire migliaia di inquilini e devono farlo in maniera organizzata, e chiaramente organizzato con questi volumi
oggigiorno può voler dire solo per tramite della tecnologia e del software che consente di avere dei processi di gestione che siano integrati. Pensare di gestire migliaia di inquilini a mano è chiaramente infattibile. Assolutamente. Guarda, dalle tue parole è emerso veramente con chiarezza come il PropTech sia un approccio molto innovativo in ambito immobiliare. Sicuramente siamo ancora in fase embrionale, c'è ancora tanto, lasciami dire, da costruire per rimanere in tema, ma dalle tue parole è emerso anche che abbiamo anche in Italia, e quindi non solo guardando all'estero, delle realtà importanti come la vostra che potranno far sentire la propria voce, ecco, in questo cambiamento. Grazie quindi ad Alessandro Nacci, cofondatore e CEO di SofiaLox. Grazie a te, grazie mille. Continua a seguirci e vivere l'innovazione insieme a noi. Visita il nostro sito som.polimi.it/innovatorstalks. Oppure ascoltaci sulle migliori piattaforme di podcast. Un saluto da Angela Tumino dal MIP, la Business School del Politecnico di Milano. Innovator Talks, dove si vive l'innovazione.